Benvenuti ragazzi nello spettacolo della Serie C. Mamma godo che la Pistoiese ha perso 6 a 1 e si gode la Pistoiese che perde 6 a 1 contro il Grosseto. E andiamo. Pistoiese merda. Pure il Grosseto, vabbè, Pistoiese merda. Detto questo, ragazzi, fatemi appicciare la stufetta che mi sta un po' ridecaldo. Cioè, di freddo, però. Di freddo, di freddo, di freddo, di freddo. Eccomi qua. Non so perché non ho stoppato. Prima di iniziare, ovviamente, scrivete a sto cazzo dei canali. Arriviamo ai 40 iscritti fino alla fine del mese. E iniziamo con il video. Anzi, prima di iniziare, volevo dirvi che dopo, più tardi, escono i pronostici dei Serie A. Quindi, nulla, quindi nulla. Allora. Partiamo già dalla serie C, girone A, ovviamente. Andiamo per il girone B e poi per il girone C. Allora, per il girone A parliamo di solo una partita. La partita che, diciamo, chi vinceva, ecco, era più facile che si salvava. Stiamo parlando di Giana Erminio Mantova, perché Mantova ora è 14esimo, però prima era 16esimo e Giana Erminio era 18esimo, quindi stavano a 3 punti di distacco, quindi, a 2 punti di distacco, quindi chi vinceva lo superava l'altro. Adesso la storia è cambiata, perché il Mantova vince 0 a 2 contro Giana Erminio, e quindi la posizione classifica va a cambiare, perché Giana Erminio adesso è 19esimo, il Mantova è 14esimo. Quindi il Mantova molto probabilmente è salvo. Mancano ancora 16 giornate, dico, però è praticamente quasi fatta per il Mantova. Andiamo alla cosa più goduriosa di tutto questo, a parte dopo il Bari, ecco. Serie C, girone B. Grosseto Pistoiese. Un altro incontro per la salvezza. Ora io voglio che sotto nei commenti Fili, che come sapete tutti tifa Fiorentina, commenti contro la Pistoiese, faccio un commento contro la Pistoiese, perché ragazzi, il Grosseto vince 6 a 1 contro la Pistoiese, e quindi il Grosseto, che adesso è 18esimo, la Pistoiese ragazzi, vabbè, voi dite è 19esimo, 20esima! E si gode. 20esima, Pistoiese. Porca vacca, non me l'aspettavo proprio. Tutta sta determinazione del Grosseto per vincere. L'hanno proprio uccisi. Che poi, mo, se ci penso, Grosseto Pistoiese può essere anche un derby. Quindi, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Facciamo un big match nel Serie C, girone B. Stiamo parlando di Reggiana Modena. Reggiana Modena è un big match della Serie C, perché Reggiana è primo, il Modena è secondo. Le cose non cambiano perché la partita va in parità, finisce 0-0. Quindi la Reggiana che pareggia contro il Modena rimane primo, rimane primo il ora mi viene un dubbio, sapete, mo controllo subito. Girone B. Sì, rimane così, Reggiana prima, secondo Modena, entrambi a 55, Cesena terzo a 44, quindi andiamo avanti perché ne ho due altre, 1 2 3 4, quindi siamo già a 4 minuti, quindi andiamo avanti. Palermo Messina. Messina, derby della Serie C, derby siciliano, Palermo versus Messina. Palermo che è settimo, Messina che adesso è 17esimo, pareggiano e quindi 2-2, pareggiano 2-2, il Palermo rimane a 30, va a 38 punti e Messina 17esimo a 19 punti. Andiamo. Questo è stato un big match, un gran big match. No,
prima c'è l'arvellino, l'arvellino, l'asbelli, lo schifino, prima c'è, poi c'è il big match. L'Avellino che purtroppo vince 3-1 contro la Juve Stabia, ecco, diciamo sono due squadre di merda entrambi, solo che purtroppo l'Avellino la riesce a smaccare e vince, quindi va però a meno 9 dal Bari che è in prima posizione. Dai, che Bari sali, no, sali in B, volevo dire. Quindi Avellino Juve Stabia 3-1 per l'Avellino, le merde avellinesi vincono contro i loro cugini. Un saluto da Salerno avellinesi, intanto qui sempre qua Avellino è vietato dire Avellino, tanto mannaggia se sia pure, vabbè. Ecco, questo è il big match, questo è il big match della Serie C. Monopoli Turris vincono 2-1 i nostri fratelli. Il Monopoli vince 2-1 contro la Turris, che comunque la Turris è quinta, è a 39 punti. Il Monopoli che la supera, appunto, perché adesso ha 42 punti. Quindi Monopoli che supera il Turris e va in terza posizione a pari punti con l'Arvellino. Sarebbe bellissimo se Monopoli e Bari andassero in Serie B. Parliamo dell'ultima, che l'ultima è proprio il Bari. È proprio il Bari, Monterosi-Bari, finisce 0-1 per il Bari. Quindi Bari che si conferma in prima posizione, Monterosi che è quindicesima, a meno... meno 2 dai playoff, dai playout, quindi ci sta comunque la vittoria 1-0 il Bari, una vittoria di corto muso. C'è qualcuno che ci ha perso col Monterosi, non faccio nomi, quindi nulla, sono felice per il Bari, sono felice per la Pistoiese che ha perso 6-1 contro il Grosseto. Sono felice per il Monopoli che ha vinto contro la Turris. E nulla, ragazzi. Sono felice per questo. Nulla, io vi saluto. Ci vediamo dopo, più tardi, con i pronostici di Serie A. Quindi ora li faccio i pronostici, poi faccio il video e ve li dico, ecco. E nulla, ragazzi. Io vi saluto. Ci vediamo con prossimi video, prossime cose. E ragazzi, vi dico solo che il 5 febbraio ci sarà una giornata pazzesca. Una giornata pazzesca perché andiamo con del parlare della Serie B, dalle 2, che giocano dalle 2 alle 4, quindi andremo a parlare della Serie B, andremo a parlare di Roma-Genoa, andremo a parlare di Pordenone-Vicenza, Ascoli-Peruccia, Cremonese-Monza, Pordenone-Spallo, Cosenza-Brescia, Crotone-Cittadella, Como-Lecce, Benevento-Parma, Alessandria-Pisa e Ternana-Regina. Poi invece il 6 febbraio, ovviamente il 5 febbraio anche Inter-Milan e Fiorentina-Lazio, cioè non ce li dimentichiamo. Ovviamente poi il 6 febbraio andrò a fare anche il video di Atalanta-Cagliari, Bologna-Empoli, Samp-Sassuolo, Venezia-Napoli, Udinese-Torino, Juve-Verona, il 7 febbraio la Primavera e Salernitana-Spezia. Quindi ragazzi, io vi saluto, ci vediamo dopo con i pronostici e nulla, bella a tutti ragazzi. Muah!